Amici e amiche di TV City, bentrovati in una nuova puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. Ripartono le coppe europee, riparte la Champions League in una formula completamente rivoluzionata. Infatti si passa dalle 32 squadre dell'ultima stagione alle 36 di questa stagione, non più fase a gironi, ma campionato unico con 36 squadre in un'unica classifica che vedrà poi le migliori 8 accedere alla fase degli ottavi di finale, mentre per le squadre che arriveranno dal nono al 24° posto ci sarà un turno di playoff, una sorta di sedicesimi di finale, mentre per le ultime 12 squadre della classifica, quelle dal 25° al 36° posto, ci sarà l'eliminazione e non più la retrocessione in Europa League. Ogni squadra affronterà 8 partite nella fase campionato e non più andata e ritorno contro le stesse squadre, ma un calendario che vedrà 8 avversari diversi per ogni squadra, 2 per ogni fascia. Cosa vuol dire? Le squadre 36 sono state suddivise in 4 fasce di 9 squadre, la prima, la seconda, la terza, la quarta fascia, in base al ranking europeo. Ogni squadra quindi affronterà 2 squadre di ogni fascia, 2 della prima, 2 della seconda, 2 della terza e 2 della quarta, e questo vale per tutte le squadre presenti. Le prime 8, come detto, accederanno agli ottavi di finale, 16 squadre a un turno di playoff che promuoverà le altre 8 squadre degli ottavi di finale, e le ultime 12 saranno eliminate. Vediamo la composizione delle varie fasce della nuova Super Champions League, come è stata così definita, cominciando dalla fascia numero 1, le squadre migliori del ranking europeo qualificate, cominciare ovviamente dalla squadra numero 1, la squadra campione in carica, il Real Madrid, la squadra spagnola di Carlo Ancelotti, quindi dovrà difendere il titolo di campione d'Europa. Nella stessa fascia, la fascia 1, troviamo anche gli inglesi del Manchester City, i tedeschi del Bayern Monaco, i francesi del Paris Saint-Germain, gli inglesi del Liverpool, la prima squadra italiana, l'Inter di Simone Inzaghi, campione d'Italia, poi troviamo i tedeschi del Borussia Dortmund, gli altri tedeschi dell'Lipsia e infine gli spagnoli del Barcellona. Nella fascia 2 troviamo i campioni di Germania del Bayer Leverkusen, poi troviamo gli spagnoli dell'Atletico Madrid, l'Atalanta, la grande sorpresa della scorsa stagione vincitrice dell'Europa League allenata da Gian Piero Gasperini, poi troviamo la Juventus del neoallenatore Thiago Motta, i portoghesi del Benfica, gli inglesi dell'Arsenal, i belgi del Club Bruges, gli ucraini dello Shakhtar Donetsk e infine il Milan del nuovo allenatore Fonseca. Nella fascia 3 troviamo gli olandesi del Feyenoord, i portoghesi dello Sporting di Lisbona, gli olandesi del PSV Eindhoven, i croati della Dinamo Zagabria, gli austriaci del Salisburgo, i francesi del Lilla, i serbi della Stella Rossa di Belgrado, gli svizzeri dello Young Boys e gli scozzesi del Celtic Glasgow. Nella quarta e ultima fascia troviamo gli slovacchi della Slovan Bratislava esordienti nella fase a gironi di Champions League, i francesi del Monaco, i cechi dello Sparta Praga, un'altra squadra che fa il suo esordio nella fase a gironi di Champions League, l'Aston Villa, squadra inglese, la grande sorpresa della scorsa stagione in Italia, il Bologna del nuovo allenatore Vincenzo Italiano, che torna a giocare la massima competizione europea dopo oltre 60 anni dall'ultimo scudetto rossoblu e fa il suo esordio in una fase a gironi di Champions League. Poi troviamo gli spagnoli del Girona, debuttanti assoluti nelle coppe europee, nonché ovviamente in Champions League, la grande sorpresa, i catalani al loro esordio in Europa. Poi troviamo i tedeschi dello Stoccarda, gli austriaci dello Sturm Graz e infine un'altra squadra che fa il suo esordio assoluto nelle coppe europee, nonché in Champions League, i francesi del Brest. La finale di questa nuova Champions League si svolgerà il prossimo 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera in Germania. Passiamo ora all'Europa League, anche qui la formula è stata completamente rivoluzionata ed è identica alla Champions League, 36 squadre in un'unica classifica suddivise in 4 fasce di 9 squadre, ogni squadra incontrerà come in Champions League 2 squadre per ogni fascia. Vediamo come è composto il raggruppamento dell'Europa League, cominciando dalla Roma di Daniele De Rossi, squadra numero 1 del ranking dell'Europa League. Poi troviamo in fascia 1 il Manchester United, squadra inglese, i portoghesi del Porto, gli olandesi dell'Ajax, i scozzesi del Rangers Glasgow, i tedeschi dell'Eintracht di Francoforte, la Lazio
allenata dal nuovo tecnico Baroni, poi troviamo gli inglesi del Tottenham e i cechi dello Slavia Praga. In fascia 2 ci sono gli spagnoli della Real Sociedad, gli olandesi dell'AZ Alkmaar, i portoghesi dello Sporting Braga, i greci dell'Olympiakos, la squadra che l'anno scorso si è aggiudicata la Conference League, purtroppo ai danni della Fiorentina, quindi è stata promossa in Europa League. Poi troviamo i francesi dell'Olympique Lione, i greci del PAOK di Salonicco, i turchi del Fenerbahce, gli israeliani del Maccabi Tel Aviv e gli ungheresi del Ferencváros. Andiamo alla fascia 3, dove ci sono la squadra del Karabakh dell'Azerbaigian, i turchi del Galatasaray, i norvegesi del Bodo Glimt, i cechi del Viktoria Pilsen, i belgi dell'Union Saint-Gilloise, gli ucraini della Dinamo di Kiev, i bulgari del Ludogorets Razgrad, i danesi del Midtjylland e gli svedesi del Malmo. Poi ci sono le squadre dell'ultima fascia, le ultime 9 ci sono gli spagnoli dell'Athletic Bilbao, i tedeschi dell'Hoffenheim, i francesi del Nizza, i belgi dell'Anderlecht, gli olandesi del Twente, i turchi del Besiktas, i romeni dell'FCSB, quella che conosciamo come Steaua Bucarest, i lettoni del RFS Riga e infine gli svedesi dell'Esborg. La finale dell'Europa League si svolgerà il prossimo 21 maggio allo stadio San Mamés di Bilbao in Spagna. Chiudiamo la nostra rassegna con la Conference League, anche qui il regolamento completamente stravolto, anche qui un girone da 36 squadre, però ci sono delle piccole differenze. Ogni squadra non giocherà 8 partite come in Champions ed Europa League, ma solamente 6. E infatti le squadre non sono suddivise in 4 fasce tra 3, ma in 6 fasce da 6 squadre. Anche qui ogni squadra affronterà una squadra per ogni fascia. Non c'erano squadre ammesse direttamente in questa fase a gironi, ma tutte hanno dovuto passare dal preliminare, compresa la Fiorentina del nuovo tecnico Viola, Raffaele Palladino, che è stata sorteggiata nel turno di playoff, l'ultimo di qualificazione, contro gli ungheresi della Puskas Academia. Sulla carta un incontro agevole per la squadra Viola, ma che si è rivelato tutt'altro che facile. Infatti nella gara di andata giocata al Franchi di Firenze, gli ungheresi strappano un incredibile pareggio per 3-3, anzi gli ospiti passano addirittura in vantaggio con Nagy su calcio di rigore e raddoppio di Soisalo, quindi ungheresi avanti 2-0. Poi i Viola ribaltano il risultato con le reti di Sottil, Martinez quarta e Ken per il vantaggio Viola, poi golla verso la fine della partita, pareggia per 3-3 la gara di andata. Nel ritorno giocato in Ungheria, vantaggio della Fiorentina con Ken pareggiato proprio nei minuti di recupero da un calcio di rigore di nuovo di Nagy, che porta la sfida ai supplementari con la Fiorentina in 10 per l'espulsione di Ranieri. Poi nei supplementari anche Comuzzo riceve il cartellino rosso, con la squadra di Palladino ridotta in 9 per tutti i supplementari, che però riesce a trascinare l'incontro fino ai calci di rigore, dove il protagonista è il nuovo portiere spagnolo della Fiorentina, David De Gea, che neutralizza il rigore decisivo e porta la Fiorentina, che vince 5-4 i calci di rigore, alla fase campionato di Conference League. Vediamo il raggruppamento di questa competizione. Troviamo gli inglesi del Chelsea, forse la grande favorita di questa Conference League, in fascia 1 insieme ai danesi del Copenaghen, i belgi del Ghent, la Fiorentina di Palladino, gli austriaci del LASK e gli spagnoli del Real Betis di Siviglia. Nella fascia 2 ci sono i turchi dell'Istanbul Basaksehir, i norvegesi del Molde, i polacchi del Legia di Varsavia, i tedeschi dell'Adenheim, debutto assoluto per questa squadra nelle coppe europee, gli svedesi del Djurgården e i ciprioti dell'Apoel Nicosia. Nel gruppo 3, nella fascia 3, ci sono gli austriaci del Rapid Vienna, i ciprioti dell'Omonia di Nicosia, i finlandesi dell'HJK Helsinki, i portoghesi del Vitória Guimarães, i kazaki dell'Astana e gli sloveni dell'Olimpia Lubiana. In fascia 4 ci sono i belgi del Cercle Bruges, gli irlandesi dello Shamrock Rovers, i gallesi del New Saints, squadra esordiente nelle coppe europee, gli svizzeri del Lugano, gli scozzesi dell'Heart of Midlothian e i cechi del Mladá Boleslav. In fascia 5 troviamo un'altra squadra esordiente, i moldavi del Petro Kubincesti, poi ci sono gli svizzeri del San Gallo, i greci del Panathinaikos, i serbi del TSC Bačka Topola, i bosniaci del Borac Banja Luka e un'altra squadra esordiente nelle coppe europee, i polacchi dello Jagiellonia Białystok, campioni tra l'altro di Polonia.
L'ultima fascia, la fascia 6, gli sloveni del Celje, esordienti in Europa, i nordirlandesi dell'Arne, anche loro esordienti, i bielorussi della Dinamo di Minsk, i ciprioti del Paphos, anche loro esordienti, un'altra squadra esordiente, gli islandesi del Víkingur Reykjavik, e chiudiamo con l'ultima squadra esordiente nelle coppe europee, gli armeni del Noah. Per quanto riguarda però New Saints, squadra gallese, e l'Arne, squadra nordirlandese, portano per la prima volta questi due paesi, ovvero Galles e Irlanda del Nord, in una fase a gironi delle coppe europee. Infatti mai prima d'ora queste due federazioni avevano avuto una loro rappresentante in una fase a gironi europea da quando esiste questa formula. La finale della Conference League si giocherà il prossimo 28 maggio al Wrocław Stadium di Breslavia in Polonia. Bene, si chiude qui il resoconto delle nuove coppe europee di questa stagione. Come sempre, se avete consigli o suggerimenti potete scrivercelo nei commenti. Vi do appuntamento a una prossima puntata di Kickoff, la rubrica di calcio internazionale. Ciao!